Noi siamo nati liberi dai crampi della fame. Di noi nessuno è stato senza acqua e senza pane. Nati da quei padri partoriti dalla guerra, automi da fatica e sempre curvi sulla terra. Abbiamo cercato di offrire un punto di vista, speriamo un po' originale, sul tema della condizione giovanile. Più che diciamo, facendo un elenco dei problemi che oggi affliggono i giovani, che sono comunque tanti in un tempo come il nostro, dare spazio a loro cercando di sondare il loro punto di vista, il loro modo di attraversare il tempo nel quale noi stiamo vivendo. Io invece penso molto banalmente che oggi gli adulti dovrebbero dare spazio e tempo ai giovani. Allora, in questo libro diciamo la scelta è stata quella di dare voce, dare parola a 10 giovani che fanno parte diciamo di una generazione definibile come la seconda giovinezza, cioè sono giovani che vanno dai 20 ai 30 anni, perché quindi non è propriamente un libro sull'adolescenza, ma è un libro un po' sul tempo del transito, dall'adolescenza alla vita adulta. È un tempo che corre molto più veloce di quanto potesse accadere negli anni 60 o 70, quelli in cui, ad esempio, i miei genitori hanno iniziato a lavorare. La definizione che dà Fulvio dell'educatore nel nostro tempo con i giovani è chi è capace di suscitare pensiero nei giovani. Ma io penso che il libro di Fulvio abbia la capacità di essere molto chiaro, nonostante il tema che affronti sia molto complesso, perché parlare di giovani oggi sembra essere una cosa scontata e banale, ma in realtà è un argomento che richiede molta attenzione perché riguarda il nostro futuro. Penso che sia molto complicato nel momento in cui si vive il proprio periodo storico dare una definizione di questo. Io davvero ho partecipato veramente con piacere a questa esperienza e lo dico sia come giovane, perché Fulvio veramente ha dato spazio ai giovani, autenticamente la possibilità, ha ritenuto importante quello che abbiamo da dire, e allo stesso tempo come operatore del sociale. Francesco Satti e sono venuto per capire quello che aspettano i prof da noi. Elisa da Sanremo. E Barbara da Pompeiana. Lei mi ha chiamato e mi ha detto appunto che c'era questo evento che non conoscevo e niente, già il titolo del libro mi ha ispirato. Sì, anche il fatto che ci sia un intervento di Fulvio Rombo e della dottoressa Mosca, anche questo ci ha convinti a venire. Sì.